Governo. A quasi due anni di distanza dall'inizio degli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia, con 299 morti e oltre 50.000 persone assistite, l'emergenza non è terminata, mentre la ricostruzione è ancora al palo. Troppe le problematiche che si sono verificate, soprattutto quelle di natura procedurale. La Lega lo aveva detto da subito, sbagliato prendere una legge, quella del terremoto dell'Emilia, che già allora aveva dimostrato i suoi limiti con 500 ordinanze e replicarla in un territorio totalmente diverso. Troppe complesse le norme, troppe le ordinanze, anche qui 59 spesso in contraddizione. Tante le incertezze che rallentano la ricostruzione e a soffrire sono i cittadini, migliaia dei quali sradicati sono stati costretti a spostarsi in località lontane in attesa delle SAE promesse da Renzi in sei mesi, ma che hanno subito ritardi e costi inaccettabili. Peraltro, mentre ne mancano da consegnare ancora il 10%, molte SAE hanno registrato problemi. Unica certezza, le SAE hanno rappresentato un business per le cooperative. A soffrire sono anche le imprese. Chi ha mantenuto con coraggio l'attività sta subendo un netto calo del fatturato per lo spopolamento da parte dei residenti e per la riduzione del turismo. Mi fanno sorridere i colleghi del Partito Democratico quando nei loro interventi in aula e la stampa, accusando questa maggioranza, cianciano di disarmante minimalismo e di pochezza di interventi. Ma scusate, vi è noto che prima di questo decreto gli ultimi due governi, Renzi e Gentiloni, per questo terremoto sono intervenuti con 8 provvedimenti successivi? Questo decreto legge era stato annunciato come un provvedimento corposo, invece l'esecutivo Gentiloni ha varato un mini decreto, un decretino, contenente solo proroghe fiscali. Questa maggioranza, avendo ben presenti le esigenze delle comunità colpite, i drammi di famiglie e imprese che hanno perso tutto, anche la speranza, ha fatto una scelta politica responsabile e coraggiosa. Considerando i tempi limitati a disposizione e un bilancio dello Stato blindato, visto che le risorse sono già state allocate da voi del Partito Democratico, abbiamo voluto comunque ampliare la portata del provvedimento. Abbiamo fatto un ciclo di audizioni. Poi con la fase emendativa abbiamo introdotto, con il contributo di tutti, misure fiscali, ma soprattutto inserito anche diverse norme urbanistiche mirate a velocizzare la ricostruzione. Altro che non c'è nulla nel provvedimento, caro collega Saccone di Forza Italia. Sono tante le novità introdotte con il contributo di tutti. Abbiamo prorogato lo stato di emergenza, abbiamo prorogato la restituzione dei mutui dei comuni, abbiamo esonerato i comuni dall'obbligo di raggiungere gli obiettivi della raccolta differenziata, prorogato di due anni i mutui per attività economiche e privati per la prima casa, abbiamo riconosciuto ai privati le spese per la TOSA per l'occupazione del suolo pubblico per il cantiere di ricostruzione. Abbiamo prorogato sino al 2020 l'esenzione delle bollette e delle forniture in zona rossa, importante per le imprese. Abbiamo aumentato la soglia dell'importo lavori pubblici per l'obbligatorietà della SOA, di cui molte imprese edili locali sono sprovviste. Ciò limiterà l'esclusione delle gare, evitando ulteriori fallimenti. Abbiamo introdotto il rimborso delle spese per l'adeguamento antincendio e per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Abbiamo ampliato le centrali uniche di committenza per superare una limitazione eccessiva per i soggetti attuatori. Prorogato a fine dicembre gli interventi di immediata esecuzione e presentazione delle schede AIDES da parte dei professionisti. Abbiamo previsto la realizzazione di aree turistiche attrezzate per roulotte e camper per proprietari di seconde case distrutte, fondamentale per il rilancio del turismo e per far rivivere queste comunità. Abbiamo previsto la pubblicazione e l'aggiornamento periodico di linee guida del commissario con procedure e adempimenti connessi alla ricostruzione. Per nonna Peppina abbiamo introdotto finalmente una norma adeguata per sanare le casette temporanee costruite
senza permesso in emergenza, ma necessarie per affrontare immediate esigenze abitative. 1.300 casi come quello di nonna Peppina, che ha dato voce e dignità ad altre situazioni analoghe. Una sanatoria ma a precise condizioni. Ed è incredibile che sul punto ci siano stati parlamentari del Partito Democratico che hanno dato dal ciarlatano a Salvini e alla Lega, prendendosi un merito che non hanno. Come fanno i cuculi opportunisti? Basta mistificazioni. Perché era della Lega l'emendamento che il governo... Calmi, ciascuno se non trascende può esprimere il proprio pensiero sempre. Prego, senatore. Era della Lega l'emendamento che il governo PD ha recepito nell'ultima legge di bilancio 2017, però modificandolo, riducendone drasticamente la portata, tanto che solo nonna Peppina e pochissimi altri, a distanza di mesi e producendo quintali di carte bollate, forse riusciranno ad ottenere il dissequestro della casetta e a sanare la situazione. Noi qui abbiamo voluto pensare anche agli altri. Altre modifiche: abbiamo introdotto una norma per consentire demolizioni e ricostruzioni di abitazioni inagibili in deroga al vincolo stradale. Abbiamo introdotto la possibilità per le diocesi di intervenire su gran parte delle 3.000 chiese danneggiate, ricorrendo a procedure più rapide e molto importanti per sbloccare la ricostruzione dei privati. Abbiamo definito le procedure sia per condoni pendenti, sia per sanare le piccole difformità connessi a fabbricati danneggiati dal sisma, e tanto altro ancora. Abbiamo dato risposta a tutte le richieste delle comunità terremotate? No. Mettiamo naturalmente in conto che potranno arrivare critiche da cittadini, imprese, professionisti e tanti altri come i sindaci, che da troppo tempo vivono in uno stato di abbandono, di incertezza per il futuro. A loro però assicuriamo che in queste condizioni abbiamo fatto il massimo in questo decreto, mettendo il massimo impegno. Impegno che non termina qua, oggi. Molte misure saranno introdotte con la prossima legge di bilancio o in un provvedimento dedicato che si occuperà non solo delle problematiche del terremoto del centro Italia, ma ancora quelle aperte del terremoto dell'Emilia-Romagna del 2012 o quelle recenti dell'agosto del 2017 di Ischia. Quello che come Lega però riteniamo inaccettabile è che ci siano esponenti del Partito Democratico che dopo 2 anni si svegliano da un letargo e ora vengono a farci la lezioncina, a sollecitare la soluzione di problemi. A parlare di mancanza di coraggio. C'è anche la camomilla, se vuole. Altro che aspettare Lega e Movimento 5 Stelle alla prova dei fatti, sono i terremotati che hanno aspettato inutilmente 2 anni. Voi siete ridicoli. Mi avvio alle conclusioni ringraziando il commissario De Micheli per la correttezza istituzionale avuta, gli uffici della Commissione speciale, il relatore e collega Stefano Patuanelli e rappresentanza di tutti i componenti della Commissione, la Presidente facente funzioni Erika Rivolta per la grande molo di lavoro svolta in pochissimi giorni. Gratitudine ad oltranza la rivolgiamo anche a chi sta operando da 2 anni nei territori colpiti, i rappresentanti dei Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, le Forze dell'Ordine, le diverse organizzazioni di volontariato, i professionisti volontari che stanno aspettando da anni le spese sostenute, i sindaci e gli amministratori comunali. Come maggioranza e come governo,
che il terremoto lo hanno inserito nel contratto di governo, caro collega Verducci, ci mobiliteremo per una ricognizione seria di tutte le criticità affinché possano essere superate. Valuteremo la necessità di una legge quadro, un quadro normativo unico che superi le frammentazioni e le contraddizioni legislative, ma soprattutto ci impegneremo per mettere in atto un piano di ricostruzione strategico di prevenzione e salvaguardia del territorio che rilanci socialmente ed economicamente le zone colpite, in grado di rappresentare anche un fattore di sviluppo dell'intero Paese. Il gruppo Lega Salvini Premier voterà convintamente a favore di questo provvedimento. Grazie, senatore Arrigoni.